L'Aquila torna alla vittoria e lo fa tra le mura amiche del Gran Sasso a Concia, infliggendo un rotondo 6-0 a un Montesilvano orfano del suo centravanti di riferimento Petito, fuori da un mese per infortunio. Nell'Aquila invece assenti per squalifica Corticchia e Carbonelli. Nel 4-2-3-1 iniziale disegnato da mister Epifani ci sono Mantini e Diarra davanti la difesa e il trio Sarrizzo, Marchionni, Massetti dietro la punta Sciba. Pronti via e al primo affondo l'Aquila passa in vantaggio. Minuto 8, traversone di Tavoni da sinistra, centro area, svetta Sciba che con una perfetta incornata mette alle spalle di Mastro Girolamo. Al 19esimo i padroni di casa raddoppiano e l'azione è praticamente una fotocopia della prima marcatura. Unica differenza la fascia da cui parte il cross. Massetti rifinisce da destra e Sciba ancora di testa non dà scampo all'estremo difensore montesilvanese. Non paga del doppio vantaggio, l'Aquila continua a spingere. 23esimo, schema da calcio di punizione che porta al tiro Marchionni, conclusione rimpallata da un difensore ospite. Sul pallone vagante arriva Cassese che però non inquadra lo specchio della porta. Il gol del 3-0 arriva però al 36esimo, sugli sviluppi di un angolo la sfera arriva Bellardinelli. Il numero 2 dell'Aquila dai 20 metri lascia partire una rasoiata che lascia immobile Mastro Girolamo insaccandosi alla sua sinistra. Ripresa, 8 giri di lancette e l'Aquila si porta sul 4-0. Lancio illuminante di Mantini, sponda di petto di Sciba e raso terra d'incontro di Massetti che batte Mastro Girolamo. Al 23esimo l'Aquila coglie anche un legno, pallone dalla destra per l'inzuccata di Cassese che pizzica la parte alta della traversa. Il Montesilvano riesce a farsi vedere in avanti 3 minuti dopo, ma il tentativo di Daca non crea grattacapi a Mascolo perdendosi sul fondo. È però solo un fuoco di paglia, l'Aquila torna a gestire il gioco e al 35esimo marca per la quinta volta, filtrante in orizzontale di Sarrizzo per Alessandro, da poco entrato in campo. Il 20 rossoblu dal cuore dell'area buca Mastro Girolamo. Mastro Girolamo che 2 minuti più tardi è protagonista di un bel doppio intervento praticamente nel corso della stessa azione, opponendosi dapprima a Ray, anche lui è entrato a gara in corso, e poi ad Alessandro. Allo scoccare del 90esimo però il portiere del Montesilvano nulla può sul perentorio colpo di testa di Ray che vale il 6-0 in favore dell'Aquila. Nient'altro da raccontare, i rossoblù rimangono in vetta alla classifica e domenica prossima saranno di scena sul campo della Sant'Egidiese. Il Montesilvano invece riceverà la visita del Giulianova. Venivamo da un periodo dove non riuscivamo a concretizzare tutto quello che facevamo. Poi domenica, poi delle volte le sconfitte servono anche per darti uno schiaffo, per farti un attimo cambiare marcia, no? Io non ero preoccupato assolutamente da domenica, anzi ho visto una settimana importante. Oggi abbiamo fatto un grande approccio, abbiamo cambiato qualcosina nel modo di interpretare la gara, perché abbiamo messo Massetti a destra e Sarrizzo a sinistra per cercare dei cross per far gol anche di testa, che è una cosa che ci mancava. Oggi siamo partiti benissimo, siamo stati attenti in mezzo al campo, devo fare i complimenti, però logico da questa partita ne dobbiamo uscire forti, ma come già eravamo prima, e dobbiamo pensare già alla prossima. Credo che era importantissimo giocare oggi, perché dopo perdere bisogna giocare. Perché sapevo che la squadra stava bene, la squadra voleva fare una grande gara, e ieri ringrazio tutti quelli che stavano in campo a far sì che oggi questa partita sia giocata, perché poi era importante vedere anche il presidente nostro che stava lì in prima persona, quindi sono cose che ti rimangono dentro. Mi dispiace solo della mia foto oggi pubblicata, che non la volevo pubblicizzare, perché assolutamente l'ho fatto perché volevo giocare, ma non volevo pubblicità assolutamente, l'ho fatto perché credevo che oggi era una partita importante per noi per ripartire. Ho visto tantissimi ragazzi messi in mezzo al campo bene, giocare contro una squadra che non c'entra niente con l'eccellenza. Con 7 fuori quota abbiamo chiuso con 9 fuori quota, quindi dire cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato, penso non sia questo il contesto giusto. Quello poi me lo vedo venerdì dentro lo spogliatoio. Fermo restando che i ragazzi hanno provato a fare un qualcosa di buono, ma di fronte avevamo una corazzata che non ha nulla a che vedere con noi. Io sono soddisfattissimo, noi veniamo da 10 partite dove abbiamo subito 4 gol in 2 partite e 8 partite abbiamo fatto senza subire gol, dice oggi ne hai subiti 6. Va benissimo quello che stanno facendo i ragazzi, perché siamo primi con la Juniores, la squadra mia è composta, oggi siamo venuti in 25 con 18 under, questo è il lavoro che dobbiamo fare noi, abbiamo 30 punti, stiamo in regola col campionato che dobbiamo fare. Qua è stato fatto un piagnisteo da 3 settimane, state facendo un piagnisteo da 3 settimane tutti quanti. Vedo il guardialini che va da una parte sola, l'arbitro che infischia, Sciba, fallo, io ho fatto l'attaccante, Sciba, difensore, fa fallo, Daga cade per terra, non è mai fallo.
ma non che io devo fare punti qua, però il metro è stato totalmente tutto da una parte, poi perdo lo stesso, perdo 1-0, perdo 2-0, perdo 6-0, per me non è un problema, perché io non mi devo salvare qua all'Aquila. Il problema è che è stato fatto un qualcosa di troppo pesante, troppo prima di una partita di calcio, che per me, secondo me, non andava fatto. Non credo che l'arbitro oggi ha inciso sul risultato, anzi, abbiamo fatto, ci ha arbitrato un buon arbitro oggi, credo, da quello che ha fatto in campo. Però a me mi interessa della squadra, mi interessa di quello che ha fatto la squadra. La squadra ha fatto una grande partita, ha fatto 6 gol, ha avuto altre occasioni, l'approccio, il modo di stare in campo, il modo tecnicamente che abbiamo giocato, come l'abbiamo preparata, come abbiamo fatto la partita. Quindi credo che ci concentriamo su di noi stessi e continuiamo ad andare avanti.